Eccola qui, guarda, finale hai successiva chiamato questa finale che ci interessa molto. esatto, e poi premiazione della gara precedente. Campione del mondo in carica questa barca per quanto ci riguarda, 4 con, ricordiamo. Giorgio Crippa. Rocchi, Vigliarolo, Cuomo e Pagani. A seguire abbiamo la Nuova Zelanda in acqua 2 ovviamente. Gran Bretagna poi. Eccola qua. Acqua 3. Acqua 4 invece per il Canada. Jacob Coides è il timoniere per l'imbarcazione canadese. Stati Uniti in acqua 5 poi. A seguire Parker Xidakis, origini ovviamente greche, e la Francia in acqua 6 a finire con Robin Le Barreau, che è il capovoga, il timoniere, pardon, il capovoga Guillaume Ampé. Partiti, occhio all'imbarcazione in alto, in alto, in alto, in alto, l'ultima per essere chiari. Macchia azzurra che vedete non si distingue benissimo, lontana e distante, ma là dobbiamo seguire noi invece con lo sguardo, dobbiamo vedere il numero uno della prua degli azzurri, campioni del mondo in carica con Vigliaruolo, Rocchi, Pagani e Mondelli. Giorgio Crippa invece per quanto riguarda chiaramente il timone, partita bene la barca azzurra, partita bene anche centralmente quella della Gran Bretagna, quella del Canada. Non è un'acqua favorevolissima la nostra, però speriamo di poter fare una grande gara, di restare quantomeno lì, di giocarsela fino alla fine, di giocarci fino alla fine la medaglia. Se non sarà d'oro, speriamo che sarà d'oro, chiaramente, ma se non dovesse esserlo, speriamo di prenderci già da adesso, in questa prima giornata di finali, una medaglia al Mondiale Under 23. Sì, è partita bene l'Italia e lì la prua della Barca Azzurra è con il gruppo, sono tutte appaiate, la Gran Bretagna leggermente in una prua di vantaggio, adesso la si vede la prua gialla della barca inglese che sta sfilando, ma l'Italia è subito a ridosso, l'Italia che è approdata in questa finale non con un meraviglioso tempo, ma comunque. Secondo me l'importante era andare in finale, adesso si resetta tutto, si ci mette di nuovo tutti sulla stessa linea, si riparte da capo e ai primi 500 è proprio l'Italia, Marco, a mettere la prua davanti agli altri. Ti Ed faccio eccola lì. vedere. Italia quindi dopo 500 metri, 1 minuto e 30 all'incirca, 1:32:59 per la precisione, più di 21 centesimi, 2 decimi quindi sulla Francia, più 24 sulla Gran Bretagna, Stati Uniti un po' più tardi, ma insomma un po' più attardati, ma sono tutti lì, ancora non siamo nell'ordine del secondo, a parte la Nuova Zelanda, distante assai. Bene l'Italia, vediamo se riesce a mantenere il passo che deve, il passo per cercare di vincere, di tenersi ancora stretta al collo la medaglia d'oro. Italia lì per il primo posto. Lotta con Gran Bretagna, Stati Uniti, occhio anche alla Francia in acqua 6 che riusciamo ad apprezzare bene in questa inquadratura. Per quanto riguarda il lavoro effettuato, l'Armazzurro che ha avuto chiaramente qualche cambiamento perché c'è Cuomo, Pagani, Vigliaruolo e Massimiliano Rocchi con Giorgio Crippa al timone, non ci sono Sì, nella invece precedente iscrizione c'era appunto Vincenzo Mondelli Abbagnale e Filippo e Mondelli. Filippo Mondelli, invece poi è stato sostituito con appunto Mario Cuomo dell'Irno. Grande lavoro per adesso, Però seguiamoli questi quattro ragazzi perché hanno già un margine di un'imbarcazione di vantaggio rispetto all'acqua 4, quello ovvero dove è posizionato il Canada di Tim Shriver. Molto bene, anche la Francia che ci guarda a sinistra, solo lì può guardare, essendo in acqua 6, quindi a sinistra ha il riferimento di quelli che sono gli avversari. Bene l'Italia. Sì, a tutti gli equipaggi sulla sinistra la Francia, non mi fa impazzire il gesto tecnico di questo equipaggio, molto pesante, però comunque incisivo in acqua. Canada non male, ma è l'Italia che è lì all'esterno, adesso non viene inquadrata, che comunque sta producendo un bel canottaggio. Ecco l'Italia. Vedi come sono vicini all'acqua. Capovoga pari, Massimiliano Rocchi del CRV Italia, il più anziano della squadra Circolo al Remo e momento. Vela. Sì, Circolo Reale, il Circolo del Remo e della Vela dell'Italia, di Napoli, lui che è il più anziano della squadra, è 3 anni,
capovolga di questa imbarcazione. Intanto bella ora il Canada ha preso qualche riferimento rispetto all'armo azzurro, l'imbarcazione azzurra che ha perso un pochino, ma ancora c'è tempo, per carità, per definire posizioni e medaglie soprattutto. Eccolo qui Canada lì in mezzo al centro con l'Italia, si lotta Canada-Italia, schiacciata tra le due, c'è la Nuova Zelanda che è risalita, però rispetto a quella che è stata una partenza certamente non favorevole. Sì, di sicuro non favorevole, però l'Italia adesso deve stare a ridosso del Canada. Il Canada sta sfilando via, non è bellissima ma è molto potente in acqua. L'Italia si sta distendendo sul passo, deve tenere Massimiliano questo ritmo, ma soprattutto deve tenere la prua incollata a quella del Canada. Canada inquadrato perché è la squadra, l'armo, perdonatemi, la barca che ha un margine di vantaggio, vediamo di quanto, interessante, 1500 metri che si avvicinano, quindi ci saranno poi gli ultimi 500 metri finali per cercare una vittoria, quantomeno una medaglia che sarebbe preziosissima dopo appena 20 minuti di finale. 1500 metri finali, riscontro cronometrico che dice 4 minuti 42 secondi, manca davvero poco per il verdetto. Canada 4:43, Italia vicina, perso però posizioni lì la barca azzurra, Nuova Zelanda e Francia sono risalite, Italia che è scivolata via al quarto posto a pochissimo dalla Francia in zona medaglia. Certo piccolo crollo. Sì, un piccolo crollo, tra l'altro stilisticamente ti devo dire la verità, questo Canada non mi piace, è decisamente soltanto potente, guarda... Perdonami Raffaello, non era verosimile la Nuova Zelanda con quella partenza così brutta, sì, addirittura lontana 3 secondi e 7 dopo 500 metri, non era affatto verosimile. Questa è la Nuova Zelanda, tanto per essere chiari, i ragazzi in nero che conosciamo e che ci si aspettava. Sì, infatti adesso la Nuova Zelanda sta leggermente rosicchiando palata su palata rispetto al Canada, però l'Italia è in terza posizione. L'Italia deve cercare adesso negli ultimi 250 metri di restare lì, di non farsi risucchiare da dietro che stanno arrivando gli altri equipaggi, deve tenere, non riusciamo a capire perché l'inquadratura non ce lo permette, ma deve tenere. E cerchiamo di capire invece questa battaglia per il primo e secondo posto tra Canada e Nuova Zelanda che sono lì, risale anche, prova a risalire anche in acqua, sei la Francia, eccola qui la Francia proprio che viene inquadrata ora, Nuova Zelanda e il Canada che lottano per la prima posizione per la medaglia d'oro con il Canada che è leggermente in vantaggio. Vediamo le ultime palate cosa dicono queste 7-8 palate che rimangono, dicono che il Canada è campione del mondo, l'Italia è scoppiata purtroppo, distante assai, per il terzo posto Francia probabilmente, l'Italia addirittura ultima. Sì, l'Italia scivola in sesta posizione, peccato, era partita molto bene. Si era disteso anche discretamente il capovoga Rocchi, hanno pagato uno strapotere di questi canadesi che hanno espresso un canottaggio di potenza ma non di bellezza. La potenza a questo punto è stata più importante del controllo e dello stile, mettiamola così. Hanno vinto questi ragazzi canadesi, meritano un riconoscimento: Jacob Kreuders, Tom Schreiber, Martin Barasco, Michael Thornton e Trofheim Anderson. Eccola qui la parte finale con Nuova Zelanda che ha fatto un grande lavoro, perché 3 secondi e 7 di svantaggio, 500 metri sembravano inverosimili, l'abbiamo detto in cronaca diretta, infatti siamo andati a prendere questa medaglia d'argento, hanno rischiato addirittura loro, i Kiwi inquadrati ora, Nuova Zelanda al solito, grande scuola. Canada, Nuova Zelanda, Francia bene, tiene alto il nome quantomeno dell'Europa, di pochissimo, di un soffio sulla Gran Bretagna.